Occasione per consolidare una posizione di classifica relativamente tranquilla per il San Salvo. Tentativo di allontanare la zona play-out per la squadra castellina. Una gara che si preannuncia equilibrata ma pure combattuta. Manca Antonacci tra le file dei biancazzurri di Di Santo, oggi in tenuta granata. Questa assenza pesa non poco sullo scacchiere di gioco dei padroni di casa. Dopo 7 minuti Perrucci si infila in area ospite, saluga il pallone, cade in area e nulla di fatto. Al 14° si fa male Rosselli, l'erba resa viscida dalla pioggia favorisce entrate al limite. La gara è veloce, equilibrata, in evidenza Perrucci tra i padroni di casa e il regista di centrocampo Thieri tra gli ospiti. 19° a dispetto della vivacità di gioco non vi sono conclusioni a rete. La prima è questo debole colpo di testa del centrale difensivo del San Salvo Caprioli, spintosi in area castellina. Alla mezz'ora buon traversone di Giusti e tempestiva uscita di Tonto Donati, oggi tornato titolare, sulla corrente capitano del Castelfrentano di Battista. Leggera padronanza territoriale del San Salvo, ma di azioni in area non se ne parla. Tra i granata attaccanti immobili, mentre in difesa fanno buona guardia Racciatti e compagni. Per i bianchi di Di Camillo molto agonismo ma idee poco chiare. Siamo poco dopo la mezz'ora, la prima conclusione degna di nota viene dunque su calcio piazzato, bordata di Gianmarino e Tonto Donati devia in angolo. 39° riesce finalmente a girarsi l'evanescente Alberigo, il suo sinistro è fuori di molto. Poco dopo pericolo per il San Salvo, Giusti si invola sulla sinistra, viene recuperato tempestivamente dal bravo Racciatti. Siamo allo scadere del primo tempo, Alberigo manovra un buon pallone sulla destra, cross e palla sulla testa di Cicco Cioppo. È autogol, ma il punto viene annullato dall'arbitro Frasca di Sulmona per il fallo in aria ai danni di un difensore ospite. Il secondo tempo riparte con un tiro di Perrucci destinato sotto la traversa. Ottima la risposta di Prosini. Dopo 2 minuti sfugge l'albanese Vasio alla guardia di contento, ma viene messo giù senza tanti complimenti dal prestante difensore ospite e Frasca estrae il cartellino giallo. Ancora Perrucci e ancora una volta Prosini risponde in modo perentorio, alzando sulla traversa la punizione del classico Perrucci. Dopo 2 minuti fallaccio da dietro di Thieri su Borrelli e giallo per l'arbitro Frasca. San Salvo vicinissimo al gol, ottima azione di Vasio, cross rasoterra che trova il piede di Alberigo e la traversa questa volta a salvare il bravo Prosini. San Salvo trasformato e ospiti in difficoltà in questo primo quarto d'ora del secondo tempo. Brutto fallo di Borrelli su Damiani, partita costellata di falli sull'uomo, espressione di un confronto dall'agonismo spesso esasperato. Siamo alla mezz'ora, cross di Perrucci e capocciata di Alberigo, alta sulla traversa. San Salvo padrone del campo in questo secondo tempo, ancora Perrucci questa volta dalla parte opposta. Il fantasista granata semina scompiglio sull'atterrita difesa frentana che si salva in angolo. Al terzo calcio d'angolo consecutivo Benedetto però spreca tutto. 35° occasione irripetibile sui piedi di Vasio e un Prosini miracoloso quello che nega lo strameritato vantaggio al San Salvo, ma l'albanese aveva battuto a colpo sicuro. 37° avviene l'incredibile, Rosselli sulla traiettoria di un pallone destinato fuori, il numero 11 frentano ci mette lo zampone, palla che si impenna, Tonto Donati non trattiene e palla in rete, Castelfrentano in vantaggio tra la costernazione dei numerosi tifosi sansalvesi in tribuna. 45° punizione di Perrucci sulla barriera ma è mano, l'arbitro però non fischia. Siamo all'inizio dei 4 minuti di recupero concessi dal sulmonese Frasca. 2 minuti dopo cade Perrucci in area, ancora Frasca lascia correre, è rabbioso il forcing del San Salvo che però non giunge a fatti concreti. Sconfitta allucinante per il San Salvo che ha disputato un secondo tempo davvero gagliardo, solo gli errori dei suoi attaccanti hanno impedito alla squadra del presidente Pasquarelli di ottenere i 3 punti. Castelfrentano buono solo nel primo tempo, nel secondo ha subito quasi passivamente il gioco dei granata. Presidente del Castelfrentano Angelucci, una vittoria insperata almeno per come si erano messe le cose nel secondo tempo per la sua squadra. Sì, beh, effettivamente nel secondo tempo sì, nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, nel secondo tempo abbiamo avuto 20 minuti di sbandamento, loro comunque una buonissima squadra. Hanno avuto diverse occasioni, hanno preso una traversa, quindi sono stati un po' sfortunati. Il calcio a volte, anche se non giochi bene vinci, se giochi bene perdi, quindi oggi noi prendiamo questa vittoria che ci consente di tirarci
quasi matematicamente fuori dalla zona play-out, ci attacchiamo alla zona di metà classifica con altre società, con altre squadre, quindi è andata bene, meglio così. Mister, una sconfitta che possiamo definire allucinante? Sì, per chi ha visto la partita sicuramente è il termine esatto. Io sinceramente oggi non posso che dire brava alla mia squadra, che finalmente ho rivisto una squadra tonica, determinata e decisa a portare a casa il risultato. Penso che abbiano messo in campo tutto quello che c'era da mettere. Purtroppo il calcio è fatto così, non sempre basta tutte le componenti per vincere. Oggi è successo questo, un buon Castelfrindano nel primo tempo, però sicuramente un ottimo Sanzalo nel secondo tempo, in cui ha stradominato l'avversario, e penso che se il pareggio sarebbe già stato molto molto stretto, figuriamoci la sconfitta. Però il calcio è bello per questo. Complimenti al Castelfrindano, che si è difeso ottimamente pur con quel pizzico di fortuna che è necessario, però e purtroppo noi c'è solo la convinzione di essere tornati quello di inizio stagione, quindi di conseguenza poter giocare tutte le partite a tutti i livelli con tutte le squadre. E non dimentichiamoci che oggi mancava il nostro uomo faro, che era Antonacci, quindi in una partita del genere forse sarebbe stato l'uomo determinante, come lo è sempre stato. Comunque, ripeto, un bravo ai ragazzi per l'abnegazione, l'impegno, e complimenti a Castelfrentano e un bocca al lupo anche per il futuro.